Dal salotto di casa vostra va ora in onda Condominio Love, la trasmissione che parla di sesso e relazioni e di come uscirne più o meno soddisfatti. Buonasera amici di Condominio Love, bentrovati. Avevo proprio voglia di stare in vostra compagnia in un'altra serata di questo nostro, di queste nostre strane riunioni condominiali. Bentrovato caro condomino, come sta? A parte il caldo, benissimo, diciamo, dai, insomma, alla fine... Caldo, ma guardi, qui ai piani alti non fa caldo, sarà che abbiamo il condizionatore, gli uccellini che cinguettano, l'aria fresca che transita. Io non so dove abita lei, ma qui da me no. È freschissimo. io faccio parte di quella povertà dilagante che va avanti con i ventilatori e quindi di conseguenza due ne ho e due ne ho usato. Se poi please. Ognuno ha le sue fortune, cara condomina. Intanto è un piacere rivederla. Sì, anche per me, però, caro condomino, stasera le faccio vedere, giusto perché intanto che lei smanetta con tutta la regia che deve mettere a posto, io ne approfitto per questa nota di colore, perché qui su da noi, ai piani alti, io ho un nuovo modello di auricolare. Me ne vanto tantissimo, perché l'abbiamo io e pochi altri. È il modello Tisha, il modello che viene smangiucchiato dai gattini appena nati quando hanno voglia di qualcosa di gustoso e divertente da sgranocchiare, per cui devo dire con grande fortuna i miei gattini non mi hanno mozzicato la parte con il microfono, ma quell'altra, e quindi insomma anche qui ai piani alti abbiamo dei problemi con la tecnologia. Ma questa sera invece di che cosa parliamo? Di un argomento che almeno nel, mi sembra di ricordare, 34-35, insomma sopra il 30% riguarda appunto oltre il 30% di noi, che sono le tresche sul lavoro. Secondo me la stima è bassissima, perché stare al di sotto di un 40% la vedo veramente troppo bassa, io la alzerei, ma probabilmente il pudore, non lo so, forse è per questo che certe cose non si dichiarano, ma siamo secondo me abbondantemente oltre. Io naturalmente sono la nottambula dell'attico e vi do il ben trovato in nostra compagnia. Condomino, è pronto? Sì, ho fatto tutte le condivisioni e tanto mi imbosco, ho condiviso da tutte le parti. Bravo, ormai qua mi danno delle commense, cioè non bastasse il caldo, mi danno anche da fare così. Io la vedo un po' bloccata, no, so io che devo pulire gli occhiali perché non la vedo bene. Sì, perché stavo sistemando anch'io due cosucce qua sul telefono. Quindi lei è d'accordo su questa stima di questo 40%? Ma io punterei il dito in base su che range nazionale poi facciano queste ricerche, perché insomma alla fine si è un po' detti che i paesi latini siano molto più calienti. Qualcuno, boh, non lo so, francamente ci sta, la vedo anche un po' a rialzo, perché insomma alla fine dei conti è basso il 40%, è bassissimo, è molto bassissimo. Non lo so, io adesso vorrei sentire i nostri amici. Però io volevo chiederle, ma sì? Quelle che nascono ex novo, o dobbiamo portare anche dobbiamo inserire dentro anche la percentuale di quelli che sono già sposati a casa e poi dentro all'ufficio? No, quella è un'altra categoria. Le diciamo. Tresche sul lavoro sono tresche sul lavoro. Cosa stiamo a guardare? Okay. Il capello di quelle tra single e di quelle tra ammogliati e ammaritati? No, cioè le tresche sul lavoro sono tresche sul lavoro. Allora sono basse, perché secondo me... Fugaci. Allora, esatto, appunto, che siano fugaci o che siano poi la scusa, l'occasione per un divorzio, o che siano invece delle vere storie d'amore che nascono tra persone single... Chi se ne frega, cioè io voglio sapere dai nostri ascoltatori questa sera che cosa ne pensano, se ne hanno mai avuta una o se hanno assistito a situazioni dove in ambito lavorativo qualche loro collega magari non ha saputo tenere a freno, diciamo,
la lingua, mi passi il termine, nel senso che non ha mantenuto il segreto dell'intimità della relazione. Ah, ecco. In quel senso, okay. in quel senso. In quel senso, noi naturalmente salutiamo anche gli amici di Rete 8 VGA che ci stanno seguendo, guardandoci in tutta la nostra bellezza anche in televisione. Chissà perché quando non ha tenuto a freno la lingua mi è venuto una serie, un palmarès di assaggiatori, buongustagli, vabbè. E naturalmente salutiamo gli amici che ci seguono anche da Facebook, che ricordiamo in questo momento è anche l'unico mezzo al quale ci potete, attraverso il quale ci potete scrivere per mandarci appunto quelle che sono le vostre esperienze, perché mai come la puntata di questa sera è fatta da voi, quindi raccontateci i fatti vostri. Senza citare nomi, cognomi, ma io non so se poi alla fine… È a scelta, se uno vuole citare nomi e cognomi è a scelta. Io farei una cosa, io darei l'assist proprio a chi ci sta guardando, che se vuol commentare può sempre dare la cosa, sa condomina quando inizia, io conosco uno, esatto, un mio amico ma contatto che è esattamente così che funziona di solito in queste situazioni. Comunque, insomma, se avete voglia di raccontarci i fatti vostri lo potete fare e noi leggeremo, come ad esempio ha fatto un suo amico o comunque una persona che segue il titolo TV, Cesario, l'altro giorno quando abbiamo postato appunto l'argomento della serata a proposito di tresche sul posto di lavoro, lui aveva scritto: le sconsiglio vivamente, da brivido in principio e da horror alla fine. Tra l'altro abbiamo già i primi commenti, quindi li vado a recuperare e leggere. Abbiamo il commento di Marcello Romeo che dice: ne ho viste tante, tantissime, ne ho viste proprio tantissime. Salutiamo Marcello, ovviamente, salutiamo Ilaria che dice: ne ho viste e me ne hanno proposte, comunque confermo, sul posto di lavoro spesso ci sono tante tresche. Quindi salutiamo. Ecco. Arrivano già i primi commenti. Ditele, ma prima di andare a leggere altri messaggi che stanno arrivando, io andrei a fare un minimo di veloce panoramica, nel senso che la tresca sul lavoro, al di là del fatto che ha dei pro e dei contro, come stavamo appunto iniziando a dire, e andremo a vedere quali sono, e poi comunque si differenzia se è una tresca con un collega o se è una tresca con qualcuno di un livello superiore o inferiore al vostro, ecco, perché anche lì c'è una distinzione. Quindi in ogni caso quello che viene consigliato, proprio perché l'amore non ha regole, uno dei suggerimenti dati da noto psicologo che non cito, è proprio quello di comunque in ogni caso mantenere riservato l'amore o comunque la relazione che si sta vivendo. Fondamentalmente intanto per il motivo principale che è che l'amore va vissuto nell'intimità. E quindi la clandestinità, il poter mantenere appunto un po' di riservatezza, l'intimità della relazione, evitare le intromissioni e i pettegolezzi, è proprio quello che permette di vivere serenamente la storia d'amore senza limitazioni, perché altrimenti se si cede alla tentazione di fare il pettegolezzo con il collega, di svelare la cosa con l'amica, eccetera, poi dopo insomma si genera un ginepraio di passaparola che insomma, è anche meglio evitare. Lei cosa ne pensa, caro condomino? Ah, io sono d'accordo con lei, anche perché il ginepraio lo vedrei ben volentieri tutti attaccati alla macchinetta del caffè, tra un cappuccino e un caffè, quindi se ne parla parecchio. È anche vero una cosa, perché come io prendo prendo la palla al balzo parlando del fatto che comunque certe situazioni possono anche generare delle simili antipatie, ma anche solo invidie, soprattutto se nel caso in cui, finché quando è un collega di pari passo, pari livello, ci sta. E che gran parte, diciamo, c'è una buona percentuale i cui
il rapporto amoroso si instaura con il capo o la capa. Esatto. E gli altri che fino a quel momento ti consideravano di pari livello, ti vedono come la ragazza L'artista o della situazione. ecco, che però ha un contro, cioè, che però ha un contro, perché? Perché io mi immagino chi instaura un rapporto amoroso con il capo o la capa è quasi sempre subordinato, perché insomma, alla fine dei conti, dove inizia e finisce il rapporto amoroso e inizia quello lavorativo? Cioè, non è che puoi litigare col tuo capo perché la sera ci vai a dormire a letto o viceversa. Cioè, io credo che sia abbastanza particolare una cosa del genere, no? Sì, beh, poi bisogna vedere appunto se a quel punto rimane una relazione, cioè se diventa una relazione d'amore o se rimane una relazione più basata sul sesso e sul. Lì sicuramente sono dinamiche ancora diverse. Adesso non so se avremo tempo stasera di fare tutte le specifiche, Tanto però saluto anche sicuramente. Alberico, saluto Alberico perché stanno arrivando tutti i saluti, saluto anche Alberico. Salutiamo Alberico, ciao Alberico, piacere di averti con noi questa Raccontaci sera. Alberico, qualche Raccontaci emozione. Alberico, perché vorremmo sapere se tu rientri in quel 40% oppure no. Comunque, le relazioni sul luogo di lavoro, come dicevamo, hanno dei pro e dei contro. I pro e i contro ce li aveva lei, caro condomino. Io andrei a vedere questo, poi andrei a leggere qualche messaggio che intanto è arrivato. Sì, i vantaggi sono tanti, cioè diciamo, i vantaggi sono diversi, l'aumento della motivazione, perché insomma, alla fine Ad ti andare in alzi, diciamo, ufficio la mattina. Beh, è che se allora a questo punto io aggiungerei anche la pulizia e l'eleganza, perché spesso e volentieri vedi delle persone che si trasformano completamente. Il giorno prima venivano in ufficio quasi in pigiama, il no, giorno con lo dopo stesso. ribaltati e tutti profumati, e non riesci a capire che cosa è successo. E Sì. poi mesi dopo capisci che è stata la tresca. Scopri anche per quale motivo le braghine non sono più le stesse da una settimana e le cambia ogni giorno. Quindi va bene. No, Esatto. i vantaggi, diciamo, in una storia d'amore nata su un posto di lavoro sono che innanzitutto aumenta la motivazione perché dai, ti alzi presto la mattina perché soprattutto nei primi periodi non vedi l'ora di arrivare subito in ufficio o sul posto di lavoro perché c'è un qualcosa che ti genera molte più pulsazioni al cuore, no? Poi c'è anche parliamo anche di un sostegno reciproco, no? Perché insomma, alla fine, se prima eri un collega, adesso il fatto di aver instaurato un rapporto amoroso, cosa succede? Succede che ci si aiuta maggiormente nei momenti di difficoltà. A quanto pare migliora anche la produttività, perché insomma, alla fine, due coesi, presi nell'intimo amoroso permettono di produrre di più, diciamo, produrre di più. Ecco. Questo quando le cose vanno bene. Ma quali sono invece i motivi per i quali evitarla? Allora, perché tutti nei primi 3 mesi, ed è bellissimo, io farei un vaccino oppure farei un'influenza sui primi 3/6 mesi amorosi, no? Perché c'è la dopamina, c'è insomma tutta questa enfasi, siamo tutti shakespeariani, chi scrive cioè i baci Perugina si imbarazzano di fronte alle cose che vengono scritte tramite le chat, perché siamo tutti molto in vena poetica, siamo tutti innamorati, no? E proprio quell'innamoramento porta anche a un'alta distrazione, perché siamo in un mondo delle favole, no? Sia l'uomo Perché quanto la anziché donna. stare seduti alla nostra scrivania, cerchiamo di andare il Sì, più sì, possibile a sì, sì. incrociarci con il collega o la collega che ci Sì, piace. e poi uno che avevamo prima precedentemente citato, l'invidia dei colleghi. Perché? Perché potrebbe anche scatenare qualcosa. Noi, nel momento in cui in un posto di lavoro ci innamoriamo di un nostro collega, beh, non sappiamo se c'è una terza persona che magari era già di punta, quindi magari. Accidenti, è vero, è vero. Andiamo a mettere i bastoni fra le ruote a qualcun altro, è Magari vero. poco coraggioso nel farsi avanti, oppure magari con una relazione in precedenza passata e naufragata, che poi nel momento in cui nel posto di lavoro
ci si trova a vivere questa nuova relazione, bisogna anche fare in qualche certo punto anche i conti con il passato di quella persona lì. Mentre l'altra, un'altra, diciamo, svantaggio è l'isolamento, no? Perché si tende a isolarsi solo con il partner, quindi con i colleghi non c'è più quella coesione, non c'è più quel lavoro in team, si tende a tenerli un po' da parte, insomma. È un po' quello che succede in tutte le relazioni, però se capita in ambiente di lavoro non è il massimo. Intanto, uno studio riporta che, nonostante adesso magari se ha voglia, caro condomino, di andare a ripescare quella famosa quella statistica che aveva trovato, vediamo qual è la differenza. Però invece nel Regno Unito pare che uno studio abbia riportato che il 74% degli impiegati del Regno Unito di età compresa tra i 25 e i 34 anni ha dichiarato di aver avuto una relazione con un collega, e questo mi sembra già come tipo di percentuale molto, ma molto più veritiera. E se è stato un 74% nel Regno Unito, secondo me noi in Italia potremmo stare anche su un 85%. Sì, è anche vero che nessuno si Comunque, sbilancia. questa è Sì, l'85 sicuramente. Stiamo su. Come? Sì, è vero, però non lo sbilanciano più di tanto, eh. Quindi, a meno in Italia non cercano di sbilanciarsi più di tanto. In Ci Inghilterra sono magari vanno più addirittura lisci. aziende, ci sono addirittura delle aziende. Mi ricordo quando lavoravo in ambito delle telecomunicazioni, c'era un'azienda nostra concorrente che proprio agevolava non tanto le relazioni nate in ambito lavorativo, però comunque il fatto che due fidanzati o due persone che stavano insieme lavorassero entrambi nella stessa azienda. E comunque in ogni caso erano agevolate le relazioni importanti, quindi non le storielle o la botta e via, in ambito lavorativo. Quindi per alcune aziende c'è un punto di vista favorevole su queste cose. Quindi la cosa importante da fare, scusate che intanto mi sono persa, siamo caduti su, no, ci siamo No, no, ancora. ci siamo, ci siamo. Dicevo, no, la cosa importante quando vi doveste trovare in una situazione del genere, poi andremo a vedere anche come oggi possono essere diverse le relazioni all'interno dell'ambito lavorativo, perché comunque usciamo in questo periodo da un periodo insomma, un po' particolare con lo smart working, eccetera. Però dicevo, come prima cosa, se per caso nasce una relazione sul lavoro e diventa, e insomma, volete capire se farà diventare o no una relazione seria, se l'azienda è grande, può essere utile controllare le politiche aziendali sulle relazioni all'interno del lavoro, perché ci sono delle aziende che ce l'hanno proprio, come diciamo, politica, ovviamente non magari nell'ambito dei contratti di lavoro, però. Ci sono delle politiche ben definite e Sì. questo può essere già un primo passo, intanto per sapere se svelarla oppure no, se tenerla nascosta. Poi, naturalmente, essere molto certi della piega che sta prendendo la relazione, cioè non andate a sbandierarla se è solo proprio una storiella. Naturalmente, come dicevi anche tu prima, mantenere il decoro e la professionalità, quello sempre. Evitare preferibilmente di uscire con qualcuno che si trova in una posizione più alta o più bassa di voi da un punto di vista appunto di livello lavorativo, riservare il romanticismo per quando siete fuori dall'ufficio e i problemi di coppia risolverli dopo l'orario di lavoro e durante. E poi naturalmente è brutto da dirsi, però va anche pianificato il peggio, ovvero concordare all'inizio della relazione come si potrebbe gestire un'eventuale rottura. Ecco, proprio su questo io entro in merito perché la differenza, no? Negli Stati Uniti d'America, per esempio, un gran numero di aziende al momento dell'assunzione fa firmare ai propri dipendenti il cosiddetto love contract, che praticamente in cui ci si impegna a vicenda a non nascondere una relazione, soprattutto evita che a amore finito ci siano ripicchi o vendette. Quindi praticamente fate un po' come vi pare.
Però dopo non portate danno all'azienda. Quindi, cioè, in America poi fanno Esatto. contratti prematrimoniali, figuriamoci se mancavano i love contract. Però è anche un po' per salvaguardare il Infatti. lavoro dell'azienda stessa, perché immaginiamoci in un team produttivo dove nasce una relazione, poi magari naufraga, si spera sempre con persone intelligenti che naufraghi nel modo migliore e ci si rimanga comunque amici, ma in ciò che non fosse un tale finale, rischia poi tutta l'azienda, perché poi io per farti le ripicche inizio a non passarti il contratto, a darti delle informazioni errate. Alla fine poi il terzo che paga in questo caso è l'azienda stessa, quindi ci perde il ciclo produttivo, ma ci perde anche l'intero team. È giusto il love contract, lo trovo come una buona prassi. Non so se in Italia Esatto, c'è una cosa esatto. del genere. Come? Non so se in Italia ci potrebbe essere una cosa del genere. Ma non lo so se da un punto di vista proprio di appunto accordi sindacali, queste cose qua, non so se sia possibile farlo. Non ne ho idea. Io so solo di quelle che appunto potevano essere, come appunto dicevo prima, mi è capitato in un'azienda di telecomunicazioni, poteva essere proprio una propensione dell'azienda, ma lì era un discorso più legato al fatto che se si è in due. Cioè, nel senso che comunque insomma, uno supporta l'altro, una serie di altre motivazioni che vatte la pesca. Però io andrei a leggere intanto qualche messaggio che è arrivato. Lei, caro condomino, ne ha da leggere o vado con quelli che sono No, arrivati a me? vada pure lei che io sto riaggiornando tutta la pagina perché non Ok, riesco a leggerli tutti. allora. Sara ci scrive: ho iniziato una relazione di solo sesso con un collega che poi ha preso una piega diversa e mi sono innamorata di lui. Poi lui ha iniziato una relazione. Ah, ok. E per fortuna ha cambiato ufficio, altrimenti sarebbe stata tosta la quotidianità, dice Sara. Ecco, a proposito appunto di quel che si diceva che se poi la relazione finisce maluccio, se ci si frequenta all'interno dello stesso ufficio, diventa un po' un casino. Giusto? Ah beh, certo. E ancora ST dice: con tutto il tempo che passi al lavoro, credo sia accaduto a tutti almeno una volta, ma non ditelo a mia moglie. Ecco, quindi qui a questa confermazione siamo superiori a quel famoso 80%, anzi 40%. Scusa, l'ha scritto in privato o su Facebook? No, l'ha scritto su Facebook. No, però l'ha scritto come messaggio privato. L'ha scritto come messaggio Ah, privato. meno Io non male. sto leggendo, io non sto leggendo nome e cognome di chi scrive, ma sto leggendo come si firmano. Ci mancherebbe altro, che se uno si firma in modo diverso non mi sembra il No, caso. perché se no ci dai il là ad una nuova puntata. Come farsi Esatto. del male pubblicando su Facebook? Vabbè. Sì, credo che non ci sia bisogno del nostro suggerimento perché ci Certo. sono già delle perle che certe persone riescono a fare assolutamente da sole. E quindi, vabbè. E ancora, Franci ci scrive: sono stata nello stesso ufficio con il mio capo perché ero la sua assistente e un giorno mi ha confessato di essersi preso una cotta per me, non corrisposta. È iniziato un periodo nero per me perché lui faceva ripicche lavorative per gelosia quando davo attenzione ai colleghi uomini. Oh, Franci, io mi soffermerei su questo messaggio e lo commenterei, caro collega. Lei cosa dice? Ma io Era esattamente quello di cui si parlava prima, cioè sì. andare a trovarsi in una situazione che sia in questo caso il capo o che sia un collega che ti passa dei contratti, cioè insomma una situazione in un certo senso subordinata. È vero, Franci, che da quello che hai scritto tu dici non corrisposta, per cui tu comunque non avevi fatto nulla per o comunque non hai dato seguito a, però dall'altra parte non sai poi che cosa entra nel cervello delle persone, per cui posso capire, povera, che sia iniziato un periodo nero perché lui ti faceva ripicche per gelosia, perché comunque i no sappiamo bene che non sono fra le parole che certe persone amano sentirsi dire.
Vero, tra l'altro E quindi, ci sono come? alcuni rinunciano, preferiscono mettere a tacere il cuore per il semplice fatto proprio per, non e per evitare di incasinarsi la vita. Che non so quanto sia. Alla fine poi assumi i contorni di una maschera, è bello dire proprio liberamente i propri sentimenti, no? È anche vero che speri sempre che la persona in cui tu esterni un tuo sentimento, come quello che è poi l'amore, se anche non ti corrisponda, basta solo anche un semplice sorriso, non che ti chiuda direttamente la porta in faccia come se fosse cioè come se fossi fin troppo intransigente. Con un sorriso io credo che quello che la migliore risposta che può dare sia un uomo che una donna nel momento in cui c'è una dichiarazione del genere, però non ha un feedback in pratica, no? Eh sì, però ci sono persone che, come anche nelle relazioni nel nostro quotidiano, allora partiamo dal presupposto che una relazione in ambito lavorativo è sicuramente, come diceva anche il nostro amico ST, è una relazione con una persona con cui tu passi veramente tanto tempo. In questo caso, ad esempio, Franci ci diceva che condividevano l'ufficio, da quello che ho capito, per cui cioè, tu per 8 ore al giorno sei scrivania, fianco scrivania, o insomma quello che è l'ambito lavorativo, comunque in pochi metri quadri con una stessa persona, con la quale sicuramente ci sono anche delle condivisioni personali ogni tanto, perché capita, non è che uno, cioè, o perlomeno io non ho mai conosciuto persone che entravano e uscivano dall'ambiente lavorativo senza far sapere nulla di sé. Per cui ci sta che poi qualcuno si faccia un film e, come capita appunto nel quotidiano, ci prova, si sente dire di no, ci rimane male e fa delle ripicche. Quando però questo succede in ambito lavorativo diventa complicato, ecco, Sì, quantomeno. diventa complicato, ma io la domanda che volevo mi faccio e le faccio, cara condomina, ma Sì. se uno già lavora 8 ore in un posto e avvia un rapporto, no, amoroso con una donna nello stesso posto di lavoro, dopo passa le altre 8 ore in casa, non rischia poi di consumare fin troppo velocemente il proprio rapporto? Beh, oddio, intanto io non lo so se si passa direttamente, questo ce lo possono dire i nostri amici ascoltatori, in quanto tempo si passa dal passare 8 ore con una collega al farla diventare anche una convivente per passarci il resto delle ore della propria giornata? Cioè, secondo me non è proprio così immediato, eh? Quindi Sì, poi succede. però ci sono dei casi in cui poi alla fine si va a finire a matrimonio, no? Si arriva a matrimonio e quindi tu praticamente vivi con la tua futura moglie o marito 8 ore nell'ambito lavorativo, poi torni a casa e rivivi le altre restanti ore, no? Della giornata, tranne quelle della notte in cui dormi, a meno se non altro. Però il discorso è che potrebbe essere uno tra gli svantaggi, la butto lì. Uno degli svantaggi è che uno poi sul posto di lavoro mischi praticamente le due location, perché i problemi casalinghi se li porta poi sull'ambito lavorativo e i problemi lavorativi se li porti anche a casa. Non crede? Allora, io brevemente mi sono trovata in questa situazione proprio quando lavoravo in ambito delle telecomunicazioni, ma la cosa era nata al contrario, nel senso che entrambi abbiamo, io e il mio ex compagno, abbiamo iniziato a lavorare, stavamo già insieme, abbiamo iniziato a lavorare entrambi per questa azienda di telecomunicazioni. E la cosa che è risultata antipatica, allora sì, verissimo, poi fra l'altro quella era una startup, per cui con tutti gli entusiasmi e le problematiche della startup, quindi c'era una parte creativa molto divertente, ma dopo poi il lavoro te lo porti a casa inevitabilmente. A un certo punto ci fu una situazione veramente antipatica perché mi misero a fare da supervisore al lavoro di lui. Aia. E questo è stato veramente proprio brutto, 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 perché fortunatamente è durato poco, perché poi io mi sono trasferita a Bologna, all'epoca non vivevo a Bologna, quindi abbiamo diviso le sedi lavorative
E quindi dopo abbiamo eliminato il problema fondamentalmente, anche perché poi ci siamo lasciati, però, comunque abbiamo proprio diviso il problema sotto tutti i punti di vista. Però in effetti l'eccesso, cioè il portarti a casa al lavoro, sì, cioè alla fine eravamo solo colleghi fondamentalmente, perché ci si trascinava dietro tutto quanto. Poi tra l'altro io credo che anche nell'ambito lavorativo non si è manco più liberi, no? Perché io voglio vedere una cosa, una situazione in cui magari è celata, no? E poi c'è un terzo, quarto, quinto collega che magari si perde anche la libertà stessa espressiva, no? Perché magari devi guardare, casomai, poi anche gli stessi colleghi, no, sa, le civetterie, no? Quelle che dicono, ah, ma lui lavora meno, e lui passa sempre a fare dei giochini, quell'altro, si creano delle situazioni di imbarazzo abbastanza, boh, non lo so, io lavorativamente... Comunque, a proposito della domanda, cioè della questione innamorarsi o avere una relazione con il capo o comunque con un collega, pare che da un sondaggio condotto da InfoJobs, piattaforma di reclutamento online, sembra che la maggior parte delle persone la pensi diversamente, perché il 64% degli intervistati pensa che non ci sia nulla di male innamorarsi del capo o della stagista, anzi viene da dire probabilmente vedono anche la comodità della cosa, anzi pensa che sia molto facile che qualcosa si scateni proprio al lavoro, e sembra che spesso non si tratti di semplici incontri fugaci ma di veri sentimenti. Tra coloro che hanno dichiarato di aver avuto una relazione in ufficio, ben il 63% ha vissuto una storia importante, e di questi più di un terzo sta ancora insieme al collega, capito? Mannaggia, è per questo che io e lei siamo single, caro condomino, perché noi lavoriamo da casa. Cara collega... Cara condomine, anche perché siamo su due piani diversi, lei è su, io sono giù, esatto. lei c'ha il climatizzatore, esatto, io c'ho il ventilatore, io se vengo da lei mi raffreddo, lei da me non viene perché prende caldo, cosa dobbiamo fare? Esatto, ma andiamo a leggere altri messaggi che sono arrivati. Allora, Gil ci ha scritto, ho avuto una storia con una collega, a distanza, ma ci vedevamo a metà strada, io ero sposato e a lei andava bene. È stato bellissimo finché è durato, tenere tutto nascosto agli occhi degli altri rendeva le riunioni molto interessanti. Ecco, prima di andare avanti con gli altri messaggi, io mi soffermerei su questa cosa, perché qualche settimana fa noi avevamo parlato del corteggiamento, sì, sì, e dell'erotismo che si un po' si è perso perché manca il corteggiamento, perché oggettivamente oggi come si fa a farlo? Cioè, nel senso che c'è una velocità e una facilità tale che diventa tutto quasi superfluo, purtroppo. Probabilmente, mi viene da dire, l'ambiente lavorativo è ancora uno di quei pochi luoghi dove gioco forza, vuoi perché uno si avvicina piano, vuoi perché cerchi di sondare il terreno, vuoi perché comunque devi fare tutto di nascosto perché è opportuno che gli altri non lo sappiano, si mantiene un livello comunque di erotismo laddove sì. Nasce qualcosa che comunque è alto. Beh, sì. Lei cosa ne pensa? Sì, è giusto, perché comunque è come camminare su i carboni ardenti, no? Cercare, oppure su un tappeto di vetri, dove si cerca di camminare in punta di piedi per fare il meno scricchiolio possibile, perché comunque si ha paura innanzitutto di fare una magra figura nei confronti della diretta o diretto interessato, ma c'è anche tutta l'equipe dei colleghi, perché insomma alla fine prendere un due di picche sull'autobus mentre tra le vie di Bologna non credo che sia la stessa cosa che prendere un due di picche dentro un ambiente lavorativo che te lo ricorderanno ad ogni cena aziendale. Quindi, assolutamente, quindi si va proprio con le mani della domenica, quindi
soprattutto perché se non vuoi cambiare lavoro, perché se no te lo ricorderanno a Natale, tutte le cene aziendali, ma ti ricordi che tu avevi provato con la Carla che due di picche, poi gli uomini, no, insomma, non è che Sì, hanno. poi c'è da dire che sicuramente, diciamo, le leggende metropolitane, quelle ci sono dappertutto, soprattutto magari nelle grandi aziende. Quindi, ah, perché quella se la sono fatta tutti, insomma, però è vero anche che sono anche più sgamabili, tutto sommato. Cioè, Beh, certo. una volta che le cose vengono fuori molto più in fretta. Ma io voglio dire una cosa, ma uno che fa micio, micio, bao, bao, dal giorno alla notte, che fino a ieri, me la fai la pratica? Sì, adesso un attimo, ho tempo, aspetta, vediamo. E quando te lo chiede l'indomani, gli stessi colleghi vedono la stessa scena da 8 anni, sì, te la faccio con calma, e poi all'indomani, sì, certo, come no, non vedo l'ora di fartela, sì, guarda, metto da parte, cioè. Tutti hanno le antenne dritte, se ne accorgono. In un ambiente lavorativo dove sono tutti già abbastanza belli, adulti, vaccinati e sgamati, io, secondo me, non è che si riesce poi tanto. Ripeto, anche nei rapporti del capo o della capa, cioè gli occhi non mentono alla fine dei conti, te ne accorgi come ti guarda, ma anche tu stesso, che se prima ti diceva una brutta parola, è un collega oppure anche nello Sì, stesso caso, esatto. Hai quella quotidianità che ti permette di vedere le differenze, insomma, di far crescere la cosa piano piano. sì. Il tempo a disposizione da passare insieme sicuramente è un'ottima carta. E quindi io mi domando, in questo anno e mezzo, che cosa è cambiato? Perché in quest'anno e mezzo comunque, tra lo smart working, lo stare a casa, quindi sarei curiosa di sapere se questo tipo di flirt è aumentato perché se a un certo punto non è stato più possibile vedersi, però c'era la possibilità di scriversi, magari anche con una maggior frequenza perché c'era anche la scusa del ma come stai a casa, ti stai annoiando, cioè c'è stata anche l'ulteriore possibilità di andare nel personale, cosa che magari in un ambiente lavorativo un po' più bacchettone, Sì. incontrandosi tutti i giorni, non hai modo di fare. Invece, via email, una telefonata, un WhatsApp, sicuramente ha dato, un po' più di opportunità di confidenza. Sarei molto curiosa di sapere, che cosa vi è successo, se ci sono state queste differenze. C'è anche da dire una Ovviamente cosa. sempre ditecelo voi perché noi siamo sempre uno da ognuno da casa propria, per cui stiamo parlando di niente. No, no. A noi l'unica differenza, almeno parlo a titolo personale, è che se non fossi tornato a giocare a calcetto, io in questa finestra non ci sarei più entrato. Comunque, meno male. Ancora andiamo a leggere gli altri messaggi perché ridendo e scherzando fra una decina di minuti siamo in chiusura. Allora, Paola scrive: mi sono separata per un collega, ero in crisi con mio marito, lui con sua moglie. Abbiamo iniziato a conoscerci meglio facendoci queste confidenze. Poi la vicinanza, la condivisione dei problemi, le riunioni fuori sede, eccetera. Tener tutto nascosto ha dato uno slancio molto erotico a tutto, dice Paola. Infatti, Paola conferma quello che stavamo dicendo proprio poc'anzi. E Ma poi si ancora, sono separati Max, da tutti e come? due. Non ho capito se poi hanno lasciato i rispettivi consorti. Non lo dice, Ok. dice: mi sono separata per un collega, Ah, ok, ero quindi in si è crisi separato. con mio marito, lui con sua moglie, però boh, non lo dice, e non dice neanche se continuano a stare insieme. Vabbè, Vabbè. Paola, se ci stai ancora ascoltando, perché è un messaggio di un po' di quasi del, insomma, di una ventina di minuti fa, diccelo. E ancora Max che scrive: situazioni con pro e contro. Non hai più un raffreddore che ti tiene a casa, lavori fino a tardi, ma la concentrazione, parliamone, ecco È appunto. vero. Sì, è vero. Oh, ecco, Filippo ha risposto alla mia richiesta. Dice: lo smart working mi ha fatto avvicinare a una collega. Con la scusa delle email ci stiamo conoscendo. Oh, Filippo, bene. Allora, Filippo, nelle prossime settimane noi vogliamo sapere, io in particolare voglio sapere se questa cosa poi come evolverà. Quindi facci sapere, per cortesia, continua a scrivermi, tanto lo so solo io, lo sappiamo solo io e il condomino del piano di sotto. Giuro, non lo diremo a nessun altro.
tranne su quelli che ci vedranno poi in replica su Rete 8. Va bene, no, sì, però non io mi auguro, il cognome, quindi, eh? Posso dire una cosa? Io mi auguro che Filippo arrivi alla PEC, vuol dire che è il massimo. Ma oddio, se arriva la PEC non è molto da augurare, no, perché cioè... Beh, c'è una certificazione, dai, insomma, la rendiamo molto più istituzionalizzato, sì, ho no? Capito, ma... Sì, oddio, però di solito la PEC non è la usi per l'avvocato. Dalla PEC non ti arrivano le lettere d'amore, per cui non so, caro condomino, che lettere, che email riceverei tramite PEC. Lasciamo, ma quelle che ricevo io preferisco non averle. Lasciamo perdere. Claudia scrive: ricordo un flirt con un collega quando sono nate le salette fumatori, prima di allora quasi non ci conoscevamo. È vero, Claudia, è verissimo, sì, perché c'è stato un altro periodo, diciamo che ha dato una svolta a un certo tipo di incontri, proprio il momento in cui è diventato si è vietato il fumo nei luoghi. E quindi è vero, in molte aziende, ma anche in molte situazioni, nelle palestre, un po' ovunque c'erano le salette fumatori, per non dire vai in terrazzo. Sì. Ed effettivamente è stato un riunirsi, io lo dico da ex fumatrice, un riunirsi e un ritrovarsi con persone che quasi non conoscevi, perché insomma erano quei 5 minuti di condivisione di un vizio. Allora io dico che da una parte è stata una bellissima legge, perché quando andavo al cinema, quando andavo al cinema, soprattutto al cinema e nella discoteca tornavo sempre con dei gran patacche sulle giacche, me le bruciavano tutte, non ce n'era una che rimaneva integra. Al cinema non capivo mai se era Via Col Vento o Pianura Padana, perché c'era sempre quello davanti che me ne fumava una presso all'altro, anche se stessero facendo vedere al cinema Bambi e Biancaneve. Fumava, lo beccavo sempre io, quello con la fumana, la ciminiera, quindi di conseguenza. E sono venuti a creare questi luoghi, effettivamente, che poi sono anche forme di aggregazione, non che il fumo aggreghi. Però no, sono ma il trovarsi insieme in una situazione, sì, del genere. Sì, 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 sì. E si scoprivano, effettivamente, che se eri sempre nel posto del lavoro a fumare la sigaretta sul tuo posto del genere, in quel contesto dici, ah, ma fumi anche te? E poi c'era lo scambio, no? Dai vari tabacchi e vari sigarette. Sì, perché poi spesso e volentieri magari capitavano appunto i momenti di pausa quasi in... c'era quasi un appuntamento, no? Nel ritrovarsi a fumare. Per cui sì, me li ricordo anch'io. Grazie Claudia, ma mi hai ricordato dei momenti un po' passati. Beh, se noi pensiamo... Ma ancora... Sì, stavo dicendo, sì, aggiungevo un'ultima cosa, se noi pensiamo ci sono state le trasmissioni, degli appuntamenti televisivi con Camera Caffè che ne hanno fatto poi una serie, no? Sì, sì, sì. Di sì, gag, certo, attaccate non alla sala fumatori ma alla macchinetta del caffè, che effettivamente la macchinetta del caffè è anche una forma di aggregazione dove succede di tutto di più. Sì, assolutamente. Fabio ci scrive: c'è una mia collega che mi manda fuori di testa, cerco ogni occasione per sfiorarla e lei non si tira indietro, anzi, il giorno dopo magari arriva più tirata del solito, ringrazio di essere tornato al lavoro per vederla, io convivo e lei è sposata, ma sta roba non me la porto a casa, uscito da lì ci penso l'indomani. Beh Fabio, che dire, buon per te, se sei contento tu… Una sofferenza però… Com'è? È una sofferenza. Vabbè, se lui se la vive bene così, ha praticamente una doppia vita, la vita a casa e la vita in ufficio. Ah, consuma! Ah, io avevo capito che gli sfioravo, avevo capito tutto l'opposto, niente, niente. No, non consuma, no, dico una doppia vita mentalmente, cioè ha un pensiero… Ah, è platonico, ha un pensiero platonico sull'ambito lavorativo. Poi dice ogni occasione per sfiorarla, poi non so se è andato oltre, adesso… condomino, lei mi fa delle domande come se io… persone le conoscessi, no, e ci avessi parlato, no, prima, non, no, lo so, io leggo quello che mi scrivono. Io cerco di immaginarle, quindi nell'ambito lavorativo, chiusi in questa casa ormai da in smart working, io cerco di immaginarmi questi bei mondi che secondo me sono tutti
particolari e a sé stanti, va bene. Sì, è vero. Io quasi rimpiango di aver lasciato l'ambito dell'ufficio perché certe condivisioni con gli altri esseri umani quasi non riesco più ad averle. E ancora, Sandra ci scrive. Oh, Sandra ci risponde alla questione smart working. Dice: con lo smart working purtroppo era tutto consentito e non c'erano più orari. A mio marito arrivavano email e messaggi ogni ora. Si è rotta la barriera del privato e anche ora che è tornato a lavorare regolarmente, queste abitudini sono rimaste. A volte mi domando se c'è altro oltre al lavoro, ma non gli controllerei mai il telefono, dice Sandra. Beh, brava Sandra perché non gli Brava. controlli il telefono, però sì, ecco, era un po' quello che Brava si diceva Sandra, prima, no? e te lo consiglio di non controllare il telefono perché se si ritrova le chat degli amici che ho io devo cancellarle tutte le volte perché imbarazzano pure me. Quindi te lo dico, Caro, non proprio lei controllare. non sta dando un grande aiuto in questo Lo senso. so. Non puoi andare ad alimentare il fuoco, a soffiare sotto i carboni, No, ma scusa, eh. è vero, io resto a cancellare sempre perché arriva di tutto di più. Quindi, cara Sandra, se non vuoi crearti un'immagine di tuo marito, del tuo compagno, totalmente differente da quello che è, perché potrebbe essere anche uno succube di queste chat amichevoli. Com'è sempre, com'è sempre. Io mi immagino che se un domani finirà, quando finirà la pandemia, e tutti faranno un sondaggio, cosa ti ricorderai maggiormente della pandemia? Ho paura nel sapere la risposta, Ma soprattutto nel telefono dei maschietti, perché ah, ok, ci sì, sarà una interessante. gradatoria. Sicuramente il genere di foto più girate in rete. Sì. Ultimo messaggio arrivato. È Ale che scrive: l'unica volta che mi è capitato è stato molto stimolante. Faccio un lavoro creativo e quando è nata la storia con il mio collega passavamo ore a migliorarci, confrontarci, sperimentare. Così è scoccata la scintilla e la collaborazione l'ha alimentata. Ora stiamo insieme allo scoperto, ma abbiamo preferito cambiare posto e non lavorare insieme. Ma quando uno dei due ha un'esigenza creativa, c'è la fiducia e la stima reciproca che ci porta a chiedere aiuto all'altro. Ma volutamente abbiamo cercato di evitare di trovarci nella situazione che il lavoro ci portasse in competizione. Guarda Ale, io sono contenta di aver letto il tuo messaggio per ultimo perché direi che è proprio il riassunto di questa nostra puntata. Bravissimo, sì, beh sì, persone intelligenti quindi hanno scelto di non entrare in competizione ma di essere coese e creare qualcosa di produttivo. Benissimo, questo credo Sì, che sia perché la spesso soluzione poi migliore. quello che può succedere in una situazione del genere è che magari, soprattutto quando si fa un lavoro creativo, si decide di iniziare un'attività insieme Giusto. perché ci sono tanti entusiasmi, però poi insomma, è anche abbastanza facile che ci sia poi un crash o dal punto di vista creativo, dal punto di vista sentimentale, insomma. E invece poter portare avanti un sostegno reciproco lavorando in due posti differenti, pur continuando a fare lo stesso lavoro, evita appunto anche la competizione, come diceva lei. Bravo, guarda, sono proprio contenta di aver letto questo tuo messaggio per ultimo. C'è della sapienza in giro, meno male, dai, siamo contenti così, anche perché poi alla fine, insomma, stiamo alle battute di vista, io non vedo niente da lontano, se mi mettessero un monitor un po' più grande così vedo anche quanto stiamo, quanto manca. C'è da Un dire una paio di cosa, minuti. io le faccio una domanda, lei Sì. inizierebbe un rapporto nell'ambito lavorativo con un suo collega? Non è una domanda questa o una proposta? Ma guarda, no, siamo sempre su due piani separati. Lei è altissima. Io la vedo irraggiungibile. La vedo irraggiungibile. Dopo le ultime foto del suo. Com'è? Con un collega sì, Bene. non spettatori, però, cioè nel senso in ambito artistico chiaramente, Certo, sì. Ma infatti la però mia con un domanda era collega questa. eh? Lei è anche un'attrice, quindi di conseguenza Sì, no, lei lo infatti, fa. io, esatto, no, perché è brutto, uno che non lo sa è brutto dire non con gli spettatori.
diciamo, parlando in ambito teatrale, è un dubbio che io mi sono posta diverse volte, però era proprio per me un punto fermo, quindi non con chi mi viene a vedere, ma semplicemente perché non me la vedrei in modo tranquillo. Io francamente non lo so, a me non è mai capitato. A me non è mai capitato di avere una relazione con una collega giornalista. Non vorrei che magari lavorando nello stesso ambito si cerchi di superare o di dimostrare chi è il migliore dei due, quindi nel dubbio... La competizione in ambito giornalistico è probabile che venga, a meno che non siano ambiti completamente diversi, cioè sì, uno con tematiche diverse, si occupa di spettacolo e l'altro si occupa di cronaca, se hanno due rami differenti, mi è capitato di conoscere dei colleghi che comunque sono fidanzati, però entrambi lavoravano uno sulla tematica politica, l'altro sulla cronaca nera, quindi di conseguenza non entravano mai in competizione e quindi esatto. Non lo so, noi siamo arrivati al dunque, cara condomina. Siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione, insomma mi ha fatto molto piacere la partecipazione dei nostri ascoltatori, sono stata veramente molto contenta perché ci avete regalato le vostre storie e questa è una cosa che a noi riempie sempre di gioia, perché questa trasmissione è fatta da voi fondamentalmente, noi non facciamo altro che imparare, giusto? Giustissimo, io ho imparato molto stasera. Ho capito che lei è sempre di più inarrivabile, quindi va bene. No, sono un piano sopra, dai. Appunto, cioè non è che io il mio piano lo posso tirare su, uno all'attico e l'altro so. E poi tra l'altro le invidio il suo climatizzatore, io andrò avanti come poveretto. Però devo ammettere una cosa, è vero che ho il climatizzatore che comunque ho spento, ma dietro le mie spalle io ho messo un cuscino che deve essere sintetico, ho un caldo dietro la schiena che non glielo dico. Anch'io, infatti io sto perdendo liquidi, meno male che è di 50 minuti la puntata, meno male. Esatto, va bene, io cari amici vi ringrazio davvero per essere stati in nostra compagnia e condomino, grazie anche a lei, stasera abbiamo studiato, abbiamo fatto i compiti, io continuo a non credere che sia solo un 64%, insomma quello che abbiamo visto dell'ultima statistica di InfoJob, secondo me molto di più, soprattutto dal fatto che il 100% dei messaggi arrivati dichiarano appunto di essere stati con un collega, quindi io vedo una percentuale un po' più alta, ma vabbè, sì, dalla notatura dell'attico non avranno esatto. firmato la liberatoria alla privacy, ecco perché si è abbassata la statistica. Dalla Nottambula dell'Attico, un'ottima continuazione di settimana e ci ritroviamo martedì prossimo, un bacione a tutti. Dal salotto di casa vostra avete ascoltato Condominio Love. Ci vediamo presto.